Sesto pareggio stagionale in campionato per il Brescia Calcio femminile, Calcorrioni di Ospitaletto, non è andato oltre il 2-2 contro il Vicenza. La prima giornata del girone di ritorno per le Leonesse è segnata dalla doppietta realizzata da Luana Merli, giunta a quota 7 marcature in Serie B. Una gara che, proprio come la scorsa settimana a Cittadella, lascia l'amaro in bocca alla squadra di Simone Bragantini, apparsa disordinata in alcune fasi della gara e rimontata due volte dalle avversarie. Sono giocate due squadre a viso aperto. Sono venute fuori delle occasioni sia per noi che per loro. C'è stata una traversa nostra nel secondo tempo, una bella parata di Gilardi sul loro tiro sempre verso la fine del secondo tempo. Diciamo che è anche stata una partita a viso aperto dove si è creato, più che creare tanto, si giocava tanto tutte e due le squadre su quello che è la profondità, su quello che è la ricerca della verticalità. C'è un po' di rammarico perché vai in vantaggio due volte, però io credo che le ragazze abbiano messo in campo quello che possono mettere in campo e abbiano provato fino all'ultimo a portare a casa i tre punti. Oggi era una partita che dovevamo per forza portare a casa i tre punti, quindi io personalmente non sono soddisfatta. Non riuscivamo, a parte due gol, comunque non riuscivamo secondo me a fare gioco, c'era troppa frenesia, continuavamo a lanciare e eravamo disordinati secondo me in campo. Sicuramente abbiamo lottato tutte, cercavamo di dare il massimo, il campo non era delle migliori condizioni, abbiamo fatto diversi tiri in porta, beccando anche una traversa. Peccato perché ci manca il gol. Stiamo aspettando la partita dalla Roma da molto tempo e sicuramente non andremo a Roma per perdere e faremo di tutto per portare a casa tre punti.